In epoca Covid la sanità ha avuto tanti problemi e soprattutto per determinate prestazioni ci sono stati dei rallentamenti. Ecco, adesso si riprende gradualmente il percorso. La dottoressa Sara Pettinato è in prima linea sempre. Ecco, come sta funzionando la macchina sanitaria in questo momento? Allora, in questo momento che ancora stiamo vivendo l'epoca Covid, in quanto questi vaccini sono stati sufficienti per noi operatori sanitari e ora andranno alla fascia degli ottantenni, ma diciamo che ancora c'è il Covid, quotidianamente ci sono nuovi casi, quotidianamente ci sono dei decessi, quindi il Covid lo stiamo ancora vivendo. Ma la drammaticità non è più il Covid, ma è iniziare a pensare al post-Covid, in quanto tutte le patologie, se non quelle estremamente urgenti, sono state trascurate. Per cui ora stiamo pagando il ritardo di tutte le prestazioni ambulatoriali, nonché anche di quelle chirurgiche. Perché non ci dimentichiamo che sì, c'è il tumore, ma ci sono anche delle situazioni borderline, dove magari non è ancora tumore perché ci sono atipie, o magari è soltanto una predisposizione al tumore, e quindi questi ritardi, in ogni caso anche l'intervento più banale, un intervento ortopedico, che quindi non si rischia, non c'è il pericolo di vita. Quindi viene procrastinato, ma sicuramente le condizioni sono peggiori perché è una vita che ci impegniamo sulla diagnosi precoce di qualunque malattia, sul trattamento precoce di qualunque patologia. Oggi invece abbiamo ritardo in tutto, quindi a maggior ragione le patologie cardiologiche perché nessuno è venuto a fare i controlli, per un periodo siamo stati totalmente chiusi e quindi ora dovremmo ricominciare, cioè ora dovremmo di nuovo risollecitare le persone a venire in sicurezza, però è anche vero che le istituzioni ci devono aiutare, perché se prima in un ambulatorio in un giorno facevamo per dire 20 prestazioni, oggi ne facciamo 8, cioè considerando che dobbiamo rispettare distanziamento, dobbiamo sanificazione, anamnesi anche legata al Covid, quindi se ci sono stati, cioè è un lavoro più impegnativo. Per sopperire a questo, considerando anche che c'è una carenza di personale, tanto infermieristico quanto medico, perché ricordiamoci che il Covid ha fatto sì che questi operatori non è che sono stati implementati, o Sono comunque stati dirottati. sono stati passati da un reparto all'altro, quindi la carenza si percepisce, cioè si palpa. Quindi che cosa fare? Oltre che premiare sicuramente chi è che lavora nel Covid con i pazienti Covid, premiare anche i nostri infermieri, i nostri operatori sanitari, i nostri medici, che sarebbero ben disposti anche di fare dei turni aggiuntivi, ovviamente con la giusta remunerazione, perché chi fa ambulatorio, chi va in sala operatoria, per quanto si possono fare tutti i tamponi molecolari, tutte le precauzioni, c'è sempre un rischio. Più volte noi abbiamo avuto dei pazienti, fino all'altro giorno ci avevamo 12 pazienti ricoverati, regolarmente tamponati, ma che poi sono risultati Covid. Questo cosa significa? Che in epoca Covid ogni operatore sanitario va gratificato e remunerato in maniera corretta, così come quelli che quotidianamente lavorano col Covid, che oggi la vestizione È più problematico. no, ma ormai è diventato routinario, no? Ecco, quasi quasi chi lavora col Covid sa quello che deve fare, sa che sta lavorando col Covid, quindi ha delle precauzioni maggiori di chi non nella quotidianità va negli ambulatori o nelle sale operatorie. Con questa ripresa, come sta funzionando? C'è ancora tanto da fare, C'è diciamo. tantissimo da fare. Noi pagheremo in questo prossimo futuro questi stop che il Covid, che la sanità ci ha imposto. Quindi ora il mio appello è alle istituzioni nazionali, regionali, di investire Grazie.
investire quindi soldi oltre che risorse umane nel recupero di quelle che sono state le prestazioni non eseguite, perché se noi avremo molte più patologie conclamate e soprattutto molta più mortalità, soprattutto per quanto riguarda le patologie cardiologiche e le patologie tumorali. Perché non si fa più diagnosi precoce, gli screening sono ridotti al minimo e non è possibile, perché se già noi avevamo una risposta allo screening in Sicilia del 40%, tosto la Lombardia che è del 90%, oggi ci ritroviamo che paghiamo un gap ben più alto di quello che si vive in tutto il resto d'Italia. Quindi impegniamoci. Chiedo a voce forte alle istituzioni di puntare su quella che è la diagnosi precoce, i controlli periodici e gli interventi chirurgici che, seppur non urgenti, hanno aspettato ormai un anno e non è più possibile aspettare. Quindi io so che gli operatori sanitari retribuiti in maniera congrua e rispettati per come è di giusto, perché a volte sembra che ci si è dimenticato, si è parlato dei sanitari eroi. Io non penso che i sanitari si sentano degli eroi, ma si sentono delle persone quasi quasi sfruttate da questa situazione, perché solo alcuni sanitari hanno, tra virgolette, potuto percepire e potuto lavorare nell'area Covid, e noi li ringraziamo, ma anche chi non è stato nell'area Covid ha corso gli stessi rischi, anzi superiori, perché a mani nude. Ok.